La prima volta il 4 luglio scorso, davanti a Montecitorio, i portavoce di 5 Stelle srotolarono questo assegno gigante. Quasi 1.500.000 euro, soldi risparmiati grazie al taglio di diari e stipendi. Era il primo Restitution Day. Oggi la scena si ripete. Non cambia la sostanza, ma il dettaglio sì. Se l'assegno è per dimensioni più piccolo, la cifra è più alta, circa 2.500.000 di euro. Il luogo poi è diverso, il Ministero dell'Economia. Cioè questo palazzo, l'economia e le finanze, che si occupa dei nostri soldi, di noi cittadini, non vuole prendere i soldi di noi parlamentari che ce li siamo appunto decurtati, tagliati, per darli alle piccole e medie imprese italiane. Non so se vi sembra qualcosa di possibile in uno Stato moderno. Se infatti nel primo Restitution Day i soldi sono stati restituiti allo Stato attraverso il fondo di ammortamento del debito pubblico, da sempre l'obiettivo di 5 Stelle è quello di farli arrivare alle piccole e medie imprese. Per questo il Movimento aveva presentato un emendamento al decreto del fare per istituire il fondo, ma passati 90 giorni manca il decreto attuativo che lo rende operativo. E per questo tutti i parlamentari dicono, sulla riduzione dei costi della politica servono fatti, non parole. Tutti i partiti, e non mi interessano i nomi, dovessero finalmente iniziare a fare qualcosa per i cittadini. Può essere la riduzione dei costi della politica, può essere l'abolizione delle province, può essere un ripensamento del sistema del bicameralismo perfetto. Noi siamo a disposizione perché, non essendo ideologici, noi valutiamo gli atti e votiamo di conseguenza. La prima volta il 4 luglio scorso, davanti a Montecitorio, i portavoce di 5 Stelle srotolarono questo assegno.